Però ti dico dove questa storia dei carboidrati che se vengono mangiati la sera fanno ingrassare. E poi ti spiego anche se sia vero, se mangiare pane, pasta, riso, frutta o qualunque altra fonte di carboidrati alla sera sia veramente qualcosa di... oppure no. Dopo l'argomento pasta dell'altra volta passiamo ai carboidrati oggi. Prima di cominciare ti volevo come sempre ricordare di lasciare un pollice in su se ti piacciono questi contenuti e di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. La storia di questo piccolo mito viene da uno studio fatto attorno agli anni 60, di cui è difficile trovare il link, per cui non c'è in descrizione, in cui a due gruppi sono state date due indicazioni differenti. Al primo gruppo si era detto di mangiare i carboidrati alla sera, mentre agli altri soggetti di un secondo gruppo era stato detto di non mangiare assolutamente i carboidrati durante tutto il resto della giornata. Per cui, vuoi sapere cosa è successo? Te lo dico io, che chi non aveva mangiato i carboidrati era risultato a incline più di più a perdere peso, mentre chi li aveva assunti aveva in linea generale un peso maggiore. Per cui possiamo constatare che questa cosa è vera, non tanto. E perché? È perché il fatto che se ovviamente togli completamente i carboidrati a qualcuno, elimini una marea di calorie, mi sembra logico. Il dettaglio è abbastanza evidente, per cui successivamente sono stati fatti ulteriori studi ai giorni nostri che hanno messo in questo caso i due gruppi a mangiare entrambi i carboidrati, ma con un timing diverso. I soggetti del primo gruppo mangiavano i carboidrati a pranzo, mentre quelli del secondo gruppo li mangiavano a cena. E vuoi sapere una cosa strana? Che alla fine dello studio i valori delle misurazioni dell'adipe erano simili, quasi uguali. Questo significa che il timing in soggetti normali non conta. Ovviamente qui non si fa un discorso di quantità, ma di tempistiche, pranzo o cena. Non di quantità, perché ovviamente per quello contano una serie di altre variabili, come ad esempio se il soggetto faccia semplicemente un lavoro sedentario, se schiaccia solo il pulsante del telecomando per guardare Netflix, oppure se faccia un lavoro fisico, se sia un atleta professionista o se faccia solo la passeggiata la domenica. Per cui è bello sapere che non ci sono solo limitazioni. Se vuoi mangiare i carboidrati la sera, mangiali pure perché non ingrassi. Il nostro corpo non è una macchina da corsa dove se metti la benzina e poi la parcheggi non consuma. Quando dormi l'energia ne consuma parecchia, tanta tanta, un pochino in meno che durante il giorno, ma comunque moltissima. Per cui hai bisogno di fornire al tuo organismo energia durante la notte per vivere. Ti ricordo che i carboidrati sono la fonte energetica primaria e preferita del sistema nervoso centrale e periferico. Ma la sai una cosa bella? Che ci sono addirittura dei vantaggi a spostare la quota maggiore di carboidrati, dei glucidi alla sera. Bene, prima di continuare però ti volevo ricordare che come sempre mi trovi su tutti i social networks. Io sono presente su Facebook, su Instagram e su Twitter e se questi contenuti ti piacciono per favore condividili per farmi crescere e portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Vantaggi. Eh sì, ci sono un paio di considerazioni da fare per il consumo di carboidrati alla sera. In sostanza sono i seguenti. Il consumo di fonti glucidiche favorisce in realtà la sensazione di sonnolenza, per cui assumere prima di andare a coricarsi converrebbe parecchio perché aiuterebbe un pochino ad addormentarsi meglio e più velocemente. Per lo stesso motivo, se hai una riunione importante dopo pranzo, ovviamente non ti consiglio di mangiare un abbondante piatto di pasta. Un secondo fattore è che stimolando la risposta insulinica, i carboidrati aiutano anche attraverso una serie di processi indiretti a produrre l'ormone melatonina, che è essenzialmente quello che ci aiuta ad avere un sonno normale e riposante. Per cui la possibilità di farci una bella dormita è in parte aiutata e coadiuvata dal consumo di fonti glucidiche importanti nelle ore che sono antecedenti alla fase del sonno. Gli studi recenti che hanno dimostrato questo, e te ne lascio uno in particolare che magari è quello più recente, hanno anche dimostrato che avere la porzione di carboidrati abbondante alla sera invece che a pranzo o a colazione aiuta a perdere peso in quanto stimola di più e in maniera più efficiente la risposta insulinica e per cui si tende a produrre anche la leptina, che è un ormone che aiuta a contenere la fame e l'ingestione della spesa calorica. Per cui in una visione di lungo termine, anzi medio termine, che sia rivolta alla perdita del peso, si può considerare un arco di tempo di circa 6 mesi, nel quale la perdita di peso è molto più efficiente e se si consumano carboidrati alla sera, se vengono magari accompagnati con una fonte di verdure e una di proteine che
non fanno mai male. Per cui, come sempre, mai affidarsi alle informazioni che si trovano su YouTube, sui blog vari o che vengono evidenziate da altri personaggi che girano un po' dappertutto nella rete e non, se non vengono riportate poi le fonti della letteratura scientifica ufficiale. Ci sono persone che lavorano tutti i giorni, che vengono sottopagate per farti stare meglio. Non è molto bello, dopo tanto impegno da parte loro, andarsi a fidare e ad affidarsi al primo personaggio che incontri in rete, me compreso, eh? Per cui mandami un'email ad info@healthmefood.com oppure lasciami un commentino qui sotto se vuoi chiarimenti o se hai altre domande su questo o su altri argomenti. Questi contenuti li trovi anche sotto forma di audio podcast su una marea di piattaforme che ti lascio qui sotto in descrizione, se no il video dura 50 minuti. Visita anche il mio sito internet che come sempre è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi ti lascio andare. Per cui mi è rimasta la cosa più importante da dirti, che come sempre è facci una porzione di carboidrati la sera e poi eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!